Allora, questi sì sono teoremi, però sono applicati gli esercizi. Allora, supponiamo che il limite di A con n faccia L. Allora, il limite di della media dei primi n elementi fa pure L, il contrario non vale. Se la successione va a L, se invece di prendere A con N prendo la media dei primi n elementi, pure questa tende a L, viceversa non vale. Per vedere che il viceversa non vale basta fornire un esempio. L'esempio è A con n uguale meno 1 alla n. Allora, se io vado a fare A con 1 più A con n fratto a n, quanto fa? Allora, A con 1 vale meno 1, A con 2 vale 1, A con 3 vale meno 1, quindi qua meno 1 più 1, meno 1 più 1, meno 1 più 1. La somma quanto fa? 0 o meno 1. Ok? Quindi questa somma qui è compresa tra 0 e meno 1 su n, perché il numeratore o vale 0 o vale meno 1. Comincia con meno 1, che comincia con 1. Beh, quando n tende a infinito, come vedete, questa, entrambe le successioni tendono a 0, quella che sta in mezzo deve tendere per forza a 0. Questa invece non ha limiti. Questa non ce l'ha limiti. Quindi certe volte la media converge, ma gli A con N no. Però se convergono gli A con N, converge pure la media. Allora, dimostrazione di questo fatto. Noi diciamo sia epsilon maggiore di 0 io so che esiste un indice ni tale che se n è più grande di ni, diciamo che A con n è compreso tra L meno epsilon mezzi ed L più epsilon mezzi. Sto facendo la dimostrazione nel caso che L sia un numero finito. La diciamo, il teorema vale anche se L vale più o meno finito. Allora, andiamo a vedere A con 1 più A con n fratto L quanto vale. Allora, chiamiamo la somma per n che va da 1 fino a n-1 degli A con n, la chiamiamo L. Questa è una costante, cioè fino a n-1 li sommiamo a parte, ok? Quindi questo a quanto è uguale? Scusate, fratto n, qua ho sbagliato a scrivere. Allora, quindi adesso sopra, anzi facciamo fino a n, li sommiamo a parte, così mi viene meno, tanto se da n più 1, se n vale n più 1 la disuguaglianza vale ancora meglio. Quindi qui li chiamiamo L.
la facciamo maggiorazione e minorazione. Qui abbiamo n. Oh, da ni più 1 in poi, a un certo punto qua arriviamo ad a con ni, poi c'è a con ni più 1 e poi continuo fino ad a con n. La domanda è: quanti sono questi termini? No, n, sono n meno ni. Ok, e se qua ci metto l più epsilon mezzi, sicuramente ogni termine di questi qua, di quelli sotto la parentesi graffa, è minore di l più epsilon mezzi. Quindi se li maggiore con l più epsilon mezzi vale questa disuguaglianza. Ah, dall'altra parte abbiamo la stessa cosa, soltanto che stavolta abbiamo l meno epsilon mezzi. Adesso io teoricamente questa successione qui a cosa converge? Adesso fate andare tendere n all'infinito. A cosa converge? Vediamo se lo capite. No? No. Io dico che questa di sotto tende a l meno epsilon mezzi e questa di sopra tende a l più epsilon mezzi. Guardate che l'unico che si muove è n, tutti gli altri sono costanti. Quindi se la riscrivete, cosa dovete mettere in evidenza sopra? N. E quando avete messo in evidenza n rimane l più epsilon mezzi. N lo semplificate, quindi l grande verrà fratto n, no? Se metti in evidenza n, n sapete mettere in evidenza n. Allora, se io metto in evidenza n sopra, cosa mi verrà? Domanda da 100 milioni di dollari. Del monopoli però. Allora, se metto in evidenza n sopra mi dà, mi viene l su n più 1 meno n su n per l più epsilon mezzi. O no? E sotto c'avevo n. Allora, questo e questo si semplifica, questo tende a 0, questo tende a 0, questo tende a 1, 1 per l più epsilon mezzi fa l più epsilon mezzi. Ho detto, si mette in evidenza n. Ok, adesso questa che sta in mezzo, io ancora non posso dire, quindi quella come, quindi da, definitivamente, siccome converge l più epsilon mezzi, definitivamente sarà minore di l più epsilon da un certo indice in poi, e questa dall'altra parte definitivamente sarà minore, maggiore di l meno epsilon. Quindi questa sarà definitivamente compresa tra l meno epsilon ed l più epsilon, cioè convergerà a l. Ci sarà non mi, un altro indice, chiamiamolo mi, tale che da mi in poi varranno ambedue le disuguaglianze. Oppure un altro modo di dire, visto che abbiamo fatto massimo e minimo limite, se non volete mettere in mezzo questo, potete dire questa converge l meno epsilon mezzi, quella converge l più epsilon mezzi. Questa non sappiamo se converge, però il minimo limite deve essere più grande. Allora, se ho una successione più grande, il minimo limite deve essere più grande. Allora, il minimo limite di questa è più grande del minimo limite di questa, che è uguale al limite, perché questa successione è la limite, e il massimo limite è minore del massimo limite di questa, che è uguale al limite. Quindi troviamo che il massimo limite di questa successione è minore o uguale di l più epsilon mezzi, il minimo limite è maggiore di l meno epsilon mezzi. Poi in realtà, siccome epsilon è arbitrario, in realtà devono essere ambedue uguali a l, che significa che la successione converge, che la successione converge quando massimo e minimo limite coincidono. Ok, quindi abbiamo dimostrato il teorema della media. Purtroppo ho cancellato l'enunciato, visto che dovevo mettere in evidenza n. Lo riscrivo: se il limite di a con n fa l, allora il limite delle medie fa ancora l. Oh. Supponete adesso che invece tutti gli a con n siano maggiori di 0 per ogni n,
Allora, se il limite diagonale n fa L, allora il limite della radice ennesima diagon 1 per agon n deve fare pure L. Questo qui è un caso particolare di quello, perché basta fare il logaritmo e poi rifare l'esponenziale, però questa parte qua non la voglio dimostrare adesso, non mi interessa dimostrare. Questo viene da questo, è una conseguenza di questo. Cioè, se vale per la media aritmetica, vale anche per la media geometrica. C'è solo una precauzione da prendere, che nella media geometrica devo stare attento che tutti gli elementi siano positivi. Primo, perché qua sotto mi potrei trovare con un n pari e un radicando negativo, non si può fare. Ma potrei anche trovarmi, se uno di quelli fosse 0, la media geometrica sarebbe sempre 0, perché quando ho fatto il prodotto viene 0, la radice ennesima è 0, fa sempre 0. Invece, se sono tutti positivi, la cosa funziona. Ma perché ho fatto questo? Perché adesso questi ultimi 20 minuti, 22 minuti, li dedichiamo alla crescita polinomiale ed esponenziale. Allora, cominciamo a dimostrare che il limite per n che tende a infinito di n alla k fratto 2 alla n, questo limite fa sempre 0 per ogni k. K è un numero fisso, mettiamoci A alla n, tanto non è importante. A deve essere però un numero maggiore di 1. Sì, perché l'esponenziale va più vicino. Se fosse meno di 1, se fosse meno di 1 non avresti neanche una forma indeterminata, perché questo andrebbe a più infinito, questo andrebbe a 0 più, quindi il reciproco andrebbe a più infinito, quindi avresti infinito per infinito che va a più infinito. L'esponenziale ci va più veloce a infinito, praticamente. Ci va più veloce, ma dobbiamo dimostrarlo. Ma pure dimostrarlo, sì. È chiaro che ci va più velocemente, però va dimostrato. Allora, l'idea qual è? L'idea è, facciamo, allora, chiamiamo tutto questo, questo è il nostro metodo, lo chiamo B con N perché qua ho usato la A, allora non lo voglio chiamare A con N, perché se no si capisce più niente. Cominciamo a fare B con N più 1 fratto B con N. Allora, cosa scopriamo? Che qua mi viene n più 1 elevato a k fratto a elevato alla n più 1 per a elevato a n fratto n elevato a k. Quindi mi viene, intanto mi viene 1 su a. Intanto mi viene 1 su a. E poi mi viene per n più 1 elevato a k fratto n elevato a k. Siamo d'accordo che questo tende a 1 su a? Insomma, questa quantità deve tendere a 1. Se questa la sviluppate con la regola binomio di Newton, per esempio, supponiamo che k sia 2, sopra che c'è n quadro più 2n più 1, sotto che c'è n quadro, qual è il termine principale? Cioè quello che conta, n quadro sopra e n quadro sotto. In generale qua c'è n alla k, qua il termine di grado più alto pure è n alla k. Quindi mettendo in evidenza n alla k rimane 1 sopra e 1 sotto e quindi tende a 1. E mi rimane 1 su a. Ok? Quindi io che cosa so? So che quel rapporto tende a una quantità 1 su a, ovviamente che è maggiore di 0, ma è
scusate, questa quantità, vabbè, è sempre positiva e comunque tende al numero minore di 1, quindi sarà definitivamente minore di 1. Quindi allora sia epsilon maggiore di 0 tale che 1 su A più epsilon, questo lo chiamo lambda, sia minore di 1. Cioè 1 su A è meno di 1, ci aggiungo una quantità in maniera tale che ci arrivo. Allora io so che esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, b con n più 1 fratto b con n è sempre minore di 1 su a più epsilon, che lo chiamo lambda. Poi ovviamente, vabbè, questo mi interessa, ok? Questo mi interessa, questo è il suo caso. Cioè definitivamente quello converge a 1 su a, e allora definitivamente sarà minore di 1 su a più epsilon, cioè che ho chiamato lambda. Vi ricordo che lambda è minore di 1. Adesso andiamo a prendere b, un b con n. Allora con n maggiore o uguale di n, allora io posso scriverlo, per esempio b con n più 1 lo posso scrivere b con n, cominciamo con b con n più 1, lo posso scrivere come b con n più 1 fratto b con n per b con n. B con n più 2 lo posso scrivere come b con n più 2 fratto b con n più 1 per b con n più 1 fratto b con n per b con n. A parte l'ultimo che è sempre b con n, allora questo è più piccolo, vabbè, minore di lambda. Questi due sono tutti e due minori di lambda. Quindi qua mi viene minore di lambda per b con n, qua mi viene minore di lambda quadro per b con n. In generale, se vado avanti allo stesso modo, otterrò che b con n più h sarà minore di lambda alla h per b con n. Se lo voglio scrivere in generale, n più h lo chiamo n, b con n sarà minore di lambda alla n meno n, che posso anche scrivere lambda alla n fratto lambda alla n per b con n. Solo che questa disuguaglianza vale da n, vale da n più 1 in poi, quindi n maggiore o uguale di n più 1. Ok. D'altro canto b con n, che era sempre quello, è sempre un numero maggiore di 0. A questo punto faccio tendere n a infinito. Allora 0 tende a 0, questa quantità pure tende a 0, perché questa è una costante, lambda alla n è semplicemente una potenza di un numero minore di 1. Quando io faccio la potenza di un numero minore di 1, questa qui tende a 0. Questa qua la potete dimostrare voi per esercizio. Come a alla n, se a alla n, se a alla maggiore di 1 andava infinito, a alla n, se a è minore di 1, è il reciproco di una cosa che va infinito, quindi tende a 0. Costante per una cosa che tende a 0, tende a 0. È chiaro? Quindi questo sta in mezzo e deve andare a 0. Abbiamo appena dimostrato appunto che la crescita polinomiale è sempre più lenta di quella esponenziale. Attenzione, su questa cosa deve rimanere impressa, nel senso che
Allora, prima facciamo la tabellina. Qua ci mettiamo n, qua ci mettiamo n quadro, qua ci mettiamo n alla 100 e qua ci mettiamo 2 alla n. Qual è che cresce più velocemente? È 2 alla n, però non è che te ne accorgi subito, perché vabbè, se ci metto 1, qua viene 1, 1, 1, 2. Se ci metto 0 viene 0, 0, 0, 1. Però se ci metto 2, qua mi viene? Qua mi viene? Quanto è 2 alla 100 circa? 1024 alla 10, cioè 10 alla 30. Circa 10 alla 30. Maggiore di 10 alla 30, che 1024 è maggiore di 1000. E qua invece mi viene 4. Beh, non è che sembra tanto che cresce questa più veloce di questa. Questa è partita sparata. Però adesso andiamo a vedere 10. Qua mi viene 100. Qua mi viene 10 alla 100. E qua mi viene 2 alla 100, cioè quello di prima, cioè circa 10 alla 30. 2 alla 10. Anzi, 2 alla 10, diciamo. E allora qua era, sì, 10 alla 100. 2 alla 10, quindi circa 10 alla 30. Questa continua a essere maggiore di questa. Mettiamoci 100, quindi qua abbiamo 10 alla 4, qua abbiamo 100 alla 100, cioè 10 alla 100 alla 100 è uguale a 10 alla 2 alla 100, cioè 100 alla 10 alla 200. E questa volta abbiamo 2 alla 100. Beh, uno potrebbe perdere le speranze, dice questa è ancora più grande. Aspetta, non già ammette 1000. Allora qua abbiamo 10 alla 6, qua abbiamo 10 alla 1000 alla 100, cioè 10 alla 300, e qua abbiamo 2 alla 1000, che è maggiore di 10, 2 alla 10 è maggiore di 10 alla 3, che è maggiore di 10 alla 300. Oh, per la prima volta, qua mettiamoci adesso 10 alla 6, andiamo a 1 milione, qua è diventato 10 alla 12. Qua 10 alla 6 alla 100 fa 10 alla 600 e qua abbiamo 2 alla 10 alla 6 che è maggiore di 10 alla 300.000. Cioè questa, sia pure con un po' di difficoltà all'inizio, a un certo punto ha preso talmente una velocità di crescita che questa non la vede più, se l'è fumata completamente. Qua, se adesso andate a fare il rapporto tra questo e questo quant'è? 10 alla 299.400, maggiore di. E quando faccio il rapporto, gli esponenti si sottraggono. Quindi, qualunque, allora è chiaro che a questa la recupera, diciamo non la vede proprio, a questa la recupera subito, questa la recupera un po' più in là. Se ci mettessi n alla 1000, la recupera, diciamo, questa l'ha recuperata verso 1000, quell'altra la recuperava verso 10.000, che ne so. Sì, più o meno. La recupera un po' più là. Comunque, quando la passa, dopo non la vede più. Qual è la caratteristica della crescita lineare? E qual è la caratteristica della crescita quadratica? E qual è la caratteristica della crescita esponenziale?
Allora, qual è la caratteristica della crescita lineare? Quando una cosa cresce linearmente. Se qui avete i tempi e qua è una certa quantità, allora cosa potete vedere? Che se voi, vabbè, qua era un po' più a sinistra, se voi fate lo stesso intervallo di tempo, nello, diciamo in intervallo di tempo della stessa ampiezza, il delta di cui cresce la vostra quantità è sempre lo stesso. Se delta t è uguale, anche delta q è uguale. Quindi la crescita lineare ogni tot addizioni, cioè io produco 3, che ne so, 3 kg di qualcosa al giorno, in 7 giorni produco 21 kg, li produco tra un anno, sempre in 7 giorni, sempre 21 kg faccio, aumento di 21. La crescita invece quadratica, se ho una parabola, a parte, sono stavolta velocità crescenti, cioè più, che ne so, adesso faccio trascorrere un intervallo di un'unità di tempo, il valore della mia parabola cresce di un tot, se lo faccio più in là, quando faccio trascorrere un'unità di tempo, il valore della parabola cresce di più, ok? Però non cresce mai come la crescita esponenziale. Qual è la caratteristica della crescita esponenziale? La caratteristica della crescita esponenziale è che a ogni che c'è un tempo di raddoppiamento, cioè il tempo di raddoppiamento è il tempo nel quale la quantità raddoppia. Questo tempo di raddoppiamento, se il tasso di crescita lo esprimete in percentuale, è circa 70 fratto la percentuale di crescita, cioè supponiamo 2 alla n, ogni volta che n aumenta di 1 la quantità raddoppia. Supponiamo invece di avere 1 più alfa elevato a n, ok? E vogliamo vedere quando è che questo è uguale a 2. Allora facciamo i logaritmi naturali, quindi abbiamo n logaritmo naturale di 1 più alfa, perché il logaritmo naturale di una potenza, la potenza si porta fuori, uguale al logaritmo naturale di 2. Quindi logaritmo naturale di 1 più alfa deve essere uguale al logaritmo naturale di 2 fratto n. Ok, a questo punto, se alfa è abbastanza piccolo, questo numero vedremo che è circa alfa. Questo l'abbiamo già osservato da un punto di vista geometrico. Logaritmo di 1 più alfa è fatto così, alfa in 0 è la sua tangente. Quindi se alfa è abbastanza piccolo, positivo, ma anche se è abbastanza piccolo, negativo, è circa alfa. Ok, allora se questo è circa alfa, cosa se ne deriva? Che alfa è logaritmo di 2 fratto n. Ma logaritmo di 2 quanto fa? Logaritmo naturale di 2. Logaritmo naturale di 2, abbiamo detto stamattina, è circa 0,7. Quindi il tempo di raddoppiamento, se alfa, cioè il tasso di interesse, è diciamo, il tasso di interesse, nessuno lo dà un tasso di interesse del 40%, a meno che non dobbiate pagare voi, perché dovete pagare uno strozzino, ma in quel caso può essere anche più alto. Ma il problema è questo qui, quindi è 0,7 fratto n. Se alfa lo esprimete in percentuale, 0,7 lo dovete moltiplicare per 100, quindi è 70 fratto n. Quindi se avete un qualcosa che lo mettete in banca al tasso del 3%,
vi raddoppia circa dopo 23 anni. Se lo mettete al tasso del 7% raddoppia circa dopo 10 anni. Comunque il discorso è che ogni un certo intervallo di tempo, FIS, che si può determinare in base ad alfa, ogni tot, la quantità raddoppia, si moltiplica, cioè per 2. Scusate se vi prendo 2 minuti, ma è una cosa importante. Allora, domanda numero 1. Per esempio, qual è il tasso di incremento della, della popolazione mondiale in questo momento? Circa l'1,7% l'anno. Quindi in quanto tempo la popolazione mondiale raddoppia? Di fare 70 diviso 1,7, cioè 700 diviso 17. 35 no, 700, allora 40 per 17 fa 680, 41 anni, 42 anni, intorno ai 40 anni, 40-45. È vero che questo tasso di incremento si sta rallentando, però tuttora, allora qual è il problema? Il problema è che se avevamo 1 miliardo di persone, in 40 anni diventano 2, in 40 anni diventano 4, però i prossimi 40 anni poi diventano 8. Siamo a 7, vabbè, non sarà così per sempre. Allora, perché la cosa non può andare avanti indefinitamente? A un certo punto, sicuramente, possiamo essere in disaccordo se la Terra può accogliere 5, 10, 20 o 50 miliardi di persone, però certamente se arriviamo a 100 miliardi qualche problema ci sarà. Quindi da questo punto di vista sicuramente ci sarà un problema, ci potrebbe essere un problema. L'ultima cosa, a mo' di battuta, però insomma fino a un certo punto, almeno, ripeto, senza voler entrare in questioni religiose, perché non è il nostro campo, però diciamo cosa si ritiene che ci sia, cioè cosa c'è scritto nella Bibbia? Crescete? Beh, comunque denota una conoscenza della matematica, altrimenti se avesse previsto una crescita lineare avrebbe detto crescete la matematica conosceva, perché crescete è moltiplicato.